prima parte dei giorni, insomma, che sono dedicati agli abitanti di Positano, insomma, che aspettavano da tempo questo momento, e poi dal 1° agosto per tutti. Sì, certo, ovviamente è una giornata particolare quella del 18, perché finalmente vede la luce per la visita di tutti quanti un luogo di particolare emozione, un luogo che può essere sicuramente molto interessante per gli studiosi, ma può essere altrettanto interessante per qualunque tipo di pubblico, perché veramente è un luogo nel quale si ha la sensazione di fare un salto indietro nel tempo. Perché è importante? È importante perché costituisce un interessantissimo raffronto con quanto avvenuto ad Ercolano e Pompei, è un luogo nel quale è stato trovato tutto, non è stato spogliato di nessuna parte come a volte è avvenuto per le musealizzazioni di contesti di Ercolano e di soprattutto di Pompei, quindi all'interno del percorso di visita si potrà trovare sia tutto ciò che è stato rinvenuto e in buona parte restaurato, sia la completa decorazione pittorica delle pareti, e si potrà veramente avere anche la sensazione, cosa che non sempre è così, diciamo per esempio a Pompei, dello sconvolgimento conseguente all'eruzione del 79, perché sia proprio grazie alla sconnessione della partitura geometrica della decorazione in una delle pareti, grazie al calco della porta semisventrata dalla pressione del fango arrivato dopo, come conseguenza diciamo dell'eruzione, si ha proprio la sensazione di essere quasi testimoni, e poi si scende, mentre a Pompei si passeggia e si vede una città romana, che è altrettanto emozionante per carità, quasi scende nelle viscere della terra e si ha la sensazione di fare un percorso verticale che è anche un percorso nel tempo, e si ha la sensazione di essere quasi testimoni di quello che è successo. A questo, se si fa il percorso poi di visita nelle vetrine, si somma l'impressione che fanno le suppellette ritrovate nella casa, pressate, quasi fuse appunto dal calore, dalla pressione del fango. È una cosa veramente di un'emozione che soltanto, come dire, vivendola si può capire, è difficile da raccontare. Finalmente ci siamo, la Villa Romana si apre? Sì, finalmente ci siamo. Ha detto bene, dopo un po' di anni, dal 2003 che abbiamo iniziato questi scavi, il 18, alle ore 18, finalmente la Villa Romana avrà vita. C'è stato, diciamo, un interessamento importante del sindaco? Sì, diciamo che già nel 2003 ero assessore nell'allora amministrazione Fusco e abbiamo iniziato gli scavi d'accordo con l'allora parroco Don Raffaele, facendo una convenzione, iniziando gli scavi, trovando il finanziamento. Poi c'è stato questo fermo fino al 2012. Nel 2012 da sindaco abbiamo ripreso gli scavi, completandoli nel 2015-2016. Un lavoro fatto di concerto anche con altri enti. Sì, sicuramente abbiamo avuto la collaborazione sempre della sovrintendenza. Chiaramente senza di loro non si poteva arrivare a questo traguardo. Anche la Regione Campania, nell'accelerazione della spesa, ci ha dato questi 3,5 milioni che ci ha consentito di arrivare alla giornata di oggi. Le date sono 3, inaugurazione per i residenti e per diciamo, il pubblico poi in generale. Sì, il 18 apriremo e come ho già detto diverse volte, fino al 31 sarà aperto per i residenti, perché è giusto che dopo tanti anni i nostri concittadini vedano quello che era Positano 2000 anni fa. E poi dopo, dal 1° agosto, ci saranno le prenotazioni per tutti, prenotazioni online, dove 200 persone al giorno avranno la possibilità di visitare il sito. E poi avremo un momento con le scuole alla riapertura, perché anche i nostri ragazzi vogliamo che capiscono quello che è e quello che è stata la storia di Positano fin da 2000 anni fa. Una cartolina che si arricchisce, oltre alle bellezze naturali del nostro mare, dei nostri borghi, dei nostri sentieri, si arricchisce di storia e cultura fatta di 2000 anni, veramente molto molto interessanti.
Un lavoro importante e delicato, quello della direzione dei lavori per il restauro della Villa Romana Appositano. Quali sono stati, diciamo, i momenti? I momenti fondamentali in effetti sono iniziati già con la progettazione. Si tratta di un lavoro che è frutto di una sinergia tra soprintendenza e ufficio tecnico comunale, che ci ha permesso oggi di elaborare, di portare a termine un intervento di restauro che ha messo a luce una parte fondamentale della Villa Romana, questo triclinio che in effetti dove sono state operate tutta una serie di anche attività di monitoraggio dall'inizio, sia strutturali che ambientali, per garantire la conservazione delle superfici dipinte, le delicatissime superfici dipinte, opere conservative che sono state svolte fin dai primi giorni di scavo con l'aiuto di restauratori e della stessa direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica di Salerno, diciamo interventi anche di consolidamento che hanno permesso la realizzazione di fronti di scavo di oltre 10 metri. La villa, ricordiamo, diciamo, il piano di pavimentazione della villa giace a oltre 11 metri sotto l'attuale piano stradale che circonda la villa. Un'attività comunque per sempre parallela di ricerca che ci ha permesso anche di confrontarci con altre istituzioni come l'Istituto Centrale del Restauro, che ci ha permesso di studiare i reperti emersi e di trovare le scelte di intervento più appropriate per la loro conservazione. Naturalmente anche la realizzazione di strutture museali che fossero poco impattanti e che permettessero anche la massima fruizione della straordinaria stratificazione architettonica del sito. No? C'è anche un lavoro multimediale. Sì. Naturalmente per la lettura del sito abbiamo, in collaborazione sempre con la Soprintendenza, abbiamo messo a punto una serie di video multimediali che facilitano la lettura dei risultati di scavo ottenuti sostanzialmente. Naturalmente sto a sottolineare che abbiamo cercato anche di ottenere un piccolo museo intelligente con un sistema di automazione che permette in effetti in automatico lo spegnimento, l'accensione delle macchine per la climatizzazione, per esempio, che sono indispensabili per garantire quel microclima fondamentale per la conservazione delle superfici dipinte. Non ultima anche una pianificazione di quelli che sono tutta una serie di elaborati, di documenti come opuscoli e un testo, un volume che ha raccolto tutti i risultati scientifici di questo lavoro, che verrà presentato nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, nell'ambito di un programma di eventi culturali che continuerà, diciamo, a... Diciamo anche che il restauro non è completo, c'è una buona parte, diciamo, della villa ancora da esplorare. Nell'ambito degli stessi lavori ricordo che è stato prodotto un'ampia area di scavo sotto Rampateglia con un solaio che, diciamo, copre un'area di oltre 100 metri quadri, che finirà per essere il prossimo futuro, diciamo, da indagare e da mettere in luce. Ripeto, sono già emerse con l'aiuto della Soprintendenza le strutture archeologiche anche in quest'altra area della Villa Romana. Quindi diamo appuntamento? Un appuntamento con il prossimo anno, magari con i prossimi interventi di scavo che insieme poi ci permetteranno di portare in luce quest'altra bella porzione della Villa Romana di Positano.